Oggi vorrei parlarvi di un argomento piuttosto interessante. Dicevo che oggi vi vorrei parlare di 5 ottimi motivi per buttarvi sul web. Sia che vogliate buttarvi e creare il vostro progetto web o un business online, sia che vogliate intraprendere una carriera come freelancer o come liberi professionisti. Primo ottimo motivo per buttarvi online: il concetto di scalabilità, che ve lo spiego con un esempio chiaro e semplice. Una volta, quando si era venditori e si voleva vendere un prodotto o un servizio, andavamo di porta in porta o in azienda, raccontavamo il nostro prodotto e cercavamo di vendere. Oggigiorno, con una campagna di advertising, quindi pubblicitaria, qualche decina o centinaia di euro di budget, possiamo raggiungere migliaia o centinaia di migliaia di persone. Capite, no, la differenza? Senza assumere nuovi venditori. Se abbiamo una campagna che va bene, una campagna pubblicitaria che spendiamo 10 o teniamo 100, domani possiamo scalarla, spendere 100 e guadagnare 1000, o spendere 1000 e guadagnare 10.000. Certo, è un po' utopistico, non è che più spendi più guadagni con la stessa proporzione, però questo è proprio il concetto di scalabilità: più spendi, più aumenti il fatturato, più aumenti il profitto. Pensate che in questo momento ci sono quasi 30 persone connesse sul mio sito web. Questo non so se si vede il pannello di controllo di Analytics. Certo, non è tanto, ma è ora di pranzo. Ci sono momenti in cui ce ne sono molte di più e nell'arco di una giornata migliaia di persone si connettono al mio sito web. In questo stesso momento queste 30 persone stanno leggendo i miei contenuti, stanno guardando magari i miei prodotti, i miei servizi di consulenza, e mentre io parlo con voi potrebbero acquistare qualcosa. Quindi sì, è vero quando si dice che online si guadagna anche mentre si dorme o mentre sei in vacanza, perché se sono in vacanza comunque il mio negozio online, il mio blog continua a vendere per me. E pensate che queste persone stanno leggendo i miei contenuti e decidendo magari di acquistare una mia consulenza senza che io sia dovuto andare a fare knock knock sulla porta di casa loro. Secondo ottimo motivo per buttarsi online: la totale mancanza di barriere di ingresso. Oggigiorno con 100 euro puoi creare il tuo blog, il tuo primo progettino online. Certo, non è un'azienda, ma un semplice blog può diventare una grande azienda. Nel mio caso sono partito nel 2013 acquistando il mio dominio, il mio hosting, ho speso 50 euro ed è nato darvignali.net. Da quello ho creato la mia community di professionisti, oggi siamo 22.000 imprenditori digitali o aspiranti tali, e dietro ci sta Marketers, che è la mia azienda, che è comunque un'azienda che piano piano è diventata più grande. E ripeto, tutto questo è partito da un semplice blog. Chiunque può creare il proprio blog, il proprio sito web, e anche se non si hanno 100 euro, perché ci sono persone che ovviamente non hanno magari nemmeno 100 euro da spendere online, si può aprire gratuitamente la propria pagina Facebook o il proprio canale YouTube o un account Instagram. Potrei farvi il caso di Giulia De Jesus, una nostra studente di Instagram on Fire, che ha raggiunto in un anno 100.000 follower su Instagram e è pagata per viaggiare il mondo e viene ospitata gratuitamente da hotel di lusso. O il caso di Dave Gamba, che è un personal trainer e da personal trainer offline è passata a lavorare semplicemente online seguendo i propri clienti mentre è in giro per il mondo ed è arrivato a guadagnare anche di più. Se paragoniamo l'apertura di un blog all'apertura di una vera e propria azienda, come accadeva una volta, no? Imprenditore italiano che decide di aprire un'azienda di tegole. Doveva fare un mutuo per prendere un capannone, per assumere le risorse necessarie, una segretaria, un direttore delle vendite, un capo della produzione. Assumersi quindi un rischio economico che poteva comportare delle tragiche conseguenze. Intrecci da questa grandiosa opportunità di sperimentare, testare con budget veramente ridicoli. Di iniziare in piccolo, crescere e trasformare quello che poteva essere una semplice idea in progetto, il progetto in business e il business in grande azienda. Terzo e ottimo motivo per mettersi a fare business online o per intraprendere una carriera sul web: la libertà da vincoli d'ufficio. Per vincoli d'ufficio non intendo semplicemente andare ogni mattina a timbrare il cartellino alle 9 del mattino e rimanere in azienda fino alle 8. Significa decidere sul proprio spazio personale e sul proprio tempo personale. Improvvisamente diventiamo padroni del nostro tempo e del nostro spazio. Possiamo lavorare dove preferiamo, quando lo preferiamo. Soprattutto se lanciamo un business che è nostro, è il nostro progetto, siamo capo di noi stessi, non dobbiamo rispondere a nessuno. Possiamo essere noi a decidere quando lavorare. Desideriamo andare in Kenya, possiamo andare in Kenya un mese, lavorare tutti i giorni dal nostro laptop e comunque passare parte della giornata a esplorare il paese che tanto desideravamo vedere. Oppure se è il compleanno di uno dei nostri cari, quel giorno possiamo decidere di non lavorare e lavorare magari il doppio giorno successivo. Anche se siamo freelance, abbiamo delle responsabilità perché abbiamo ovviamente dei datori di lavoro che ci commissionano qualcosa, l'importante è che alla fine della scadenza consegniamo un ottimo progetto. Ma chi ci commissiona il progetto non sa quanto lavoriamo, se siamo efficienti, se lavoriamo tutto il giorno, se lavoriamo di notte o se decidiamo di lavorare la domenica piuttosto che il lunedì perché lunedì abbiamo deciso di andare al mare. Lavorare online significa essere liberi. Ed essere liberi comporta anche la responsabilità di sapere quando è importante lavorare e smettere di cazzeggiare. Quarto ottimo motivo per buttarsi online: il concetto di velocità, che sul web lo si ritrova più che mai, perché il web è veloce, internet è veloce, tutto cambia nel giro di pochi mesi. Cambiano le strategie, le piattaforme,
piattaforme, gli strumenti, i software. E proprio questa velocità porta grandiose opportunità. Se per caso tra un mese trovo una nuova strategia, un nuovo strumento, lo integro all'interno del mio business, posso stravolgere i miei risultati. Improvvisamente potrei triplicare il fatturato semplicemente perché vado a mettere mano a quella che è una pagina di vendita o perché vado a perfezionare il mio funnel di vendita. E questa è una cosa straordinaria, no? In un'azienda offline, nelle aziende di una volta, nelle big corporate italiane, per cambiare qualcosa ci vogliono giorni, mesi, anni. Bisogna assumere nuove risorse, mettere in contatto i diversi dipartimenti. Oppure, ragionando in piccolo, se vedo che il mio e-commerce ha una grafica piuttosto obsoleta, posso andare su uno store che vende design, template per i siti web, per blog, e-commerce, e in qualche ora avere un nuovo design. Se invece ho un negozio fisico, uno store offline, per fare il redesign della mia attività devo star chiuso una settimana e spendere migliaia di euro. Se voglio assumere un nuovo collaboratore offline devo stare molto attento a ciò che faccio. Se lo faccio online vado su un sito di outsourcing, che possa essere Upwork.com o freelancer.com, prendo un nuovo collaboratore, lo metto in prova una settimana, se non mi piace lo lascio a casa e ne trovo un altro. Proprio questo continuo cambiamento che c'è online ci dà il grande vantaggio di aprire nuove finestre di opportunità, di moltiplicare i nostri risultati, semplicemente applicando una nuova strategia. Allo stesso tempo c'è anche il contro, che dobbiamo essere sempre sulla cresta dell'onda, continuare a formarci, seguire i trend del mercato, e questa non è una cosa per tutti. Quinto e ultimo motivo per buttarsi online: non serve una laurea. E quando diciamo che non serve una laurea, di solito utilizziamo questa espressione per dire che una cosa è piuttosto semplice. Guardate bene che non sono qui a dire che buttarsi online è semplice, però letteralmente non ci serve una laurea, perché se intraprendiamo un progetto imprenditoriale siamo i capi di noi stessi, decidiamo per noi stessi, ogni giorno scegliamo come spendere il nostro tempo e le nostre risorse. Allo stesso modo, anche se siamo dei freelance, non è necessario avere una laurea, perché non è necessario avere una laurea per diventare videomaker, per diventare fotografi, per diventare content marketer, copywriter, esperti di funnel o gestione e analisi dei dati. Nel 99% dei casi, quando un'azienda ci commissionerà un lavoro, lo farà perché abbiamo un ottimo portfolio di risultati, non perché avremo una laurea. E vi posso assicurare che la maggior parte delle volte la laurea non è neanche richiesta. Però ovviamente c'è un contro, perché nel momento in cui lavoriamo per noi stessi o imprenditori e gestiamo il nostro tempo, dobbiamo avere l'audacia di incollare il culo alla sedia e lavorare, essere costanti, essere resilienti, essere appassionati e trovare la determinazione per crescere di giorno in giorno e quindi portare nella nostra vita professionale quel grado di azione necessaria per ottenere i risultati, perché dipende solo da noi. E come dico sempre, il rischio di lavorare per noi stessi è il rischio di lavorare per dei completi deficienti. E con questo chiudo questo video. Se vi è piaciuto vi invito a condividerlo, a mettere like alla mia pagina, e ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio, ciao ragazzi.